Pochissimi sanno che la grande distribuzione non guadagna dalla vendita delle merci sugli scaffali, ma dall'attività borsistica. Eppure le coop non possono andare in borsa, perché svolgono un'attività solidaristica e mutualistica, ma ci vanno lo stesso. Allo stesso tempo le coop non possono raccogliere denaro a vista, dovrebbero farlo solo le banche nel mondo occidentale, eppure lo fanno lo stesso. Com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che in tantissime, consessi economici di questi mondi che poi sono molto forti, preponderanti, anche oppressivi fino all'asfissia in alcuni territori come questo qui, hanno nelle subconcessioni, nei subappalti la criminalità organizzata.